Ciao chef, mentre tu stai elaborando il tuo piatto, ho qui con me un ospite, Vittorio. Ciao. Di cosa parliamo, Vittorio, oggi? Beh, io a caso parlerei di oli, visto che li sta usando anche lo chef. Ti ho portato i nostri oli. Oli della zona di? Siamo a Vetralla. Quindi nel Lazio. Che oli hai portato? Armando, ho portato degli ottimi oli. Olio Traldi, che produce l'azienda agricola Francesca Boni, che si trova a Vetralla, quindi nella Tuscia. Si sente che io sono della Tuscia. Moltissimo, infatti. Ne vedo quattro. Sì, sono quattro perché sono oli differenti. Abbiamo il nostro Classic, a seguire Lectia, che prende il nome da una donna aristocratica etrusca. Poi c'è Eximius, il nostro medio, quindi il nome di un gladiatore romano. E chiude Athos, il più intenso, che prende il nome da una figura della mitologia greca. Gli oli non sono diversi soltanto esteticamente, hanno delle caratteristiche organolettiche differenti per l'abbinamento con i vari piatti, però l'olio va saputo interpretare, assaggiare. Mi hai incuriosito, ma lo possiamo assaggiare quest'olio? Lo assaggeremo sicuramente, però siccome l'assaggio fatto bene dell'olio è un rito a tutti gli effetti, io direi di prenderci la prossima puntata con calma. Ok, alla prossima, ciao chef! Siamo a Ciao Chef, sempre con Vittorio Della Tuscia. Vittorio, mi sono portato un formaggetto latte crudo di capra con pistacchio. Lo possiamo abbinare con uno dei tuoi oli? Olio di? Quale mi consiglieresti? Tu mi metti alla prova ogni volta, ma io so rispondere. Abbiamo un olio per ogni circostanza. Questo che noi abbiamo assaggiato in purezza, se ti ricordi, si sposa molto bene con il pistacchio, che contrasta con l'acidità e con la morbidezza del formaggio che c'è sotto. Questo essendo molto vegetale, Eximius, è il nostro monocultivar, quindi olive di un'unica qualità, in questo caso caninese, lavorate a sé. La sua caratteristica, come abbiamo visto quando l'abbiamo assaggiato, è al naso erba tagliata fresca, un sentore molto fresco, e in bocca un sapore di cardo, mallo di noce, per questo si abbina molto bene al pistacchio, e anche rucola, quindi molto fresco come abbiamo visto. Quindi ci teniamo molto a tutti i nostri oli, però a questo in particolare. Per noi è come lo champagne, il caninese per Vetralla e per la Tuscia. È vero, vorremmo che diventasse famoso e conosciuto per quella territorialità. Io vado all'assaggio allora. Perché io che faccio? Guardo. Impreziosisce ogni prodotto, che già di per sé è buono, però un filo d'olio proprio esalta al palato qualsiasi piatto, anche in questo caso un piatto semplicissimo, freddo, non cotto. Ciao Chef è un programma di cucina e non solo, con Antonella Biscardi e Chef Roberto Scarnecchia. È un viaggio nei colori, nei sapori, nelle tradizioni e nelle meraviglie della nostra bella Italia. Ciao Chef, dal lunedì al venerdì alle 21:30 su Alma TV.